Liberi Dentro, Eduradio e TV, un ponte tra carcere e città. Sabato 27 agosto, benvenuti, bentornate e bentornati di nuovo a tutti i nostri teleradioascoltatori tra il carcere e la città e grazie per essere su Liberi Dentro ed Eduradio TV, la nostra trasmissione quotidiana che vuole essere ponte tra queste due realtà, il carcere per l'appunto e le città in cui sono, in particolare le città dell'Emilia Romagna. Noi apriamo questo sabato di consueto, di solito è dedicato ai servizi delle ASL, quindi il servizio sanitario sul nostro territorio bolognese. Abbiamo la nostra Agnese Drusiani in questo servizio in movimento perché tratta dell'unità mobile in giro per Bologna. Ascoltiamoli e vediamoli assieme. Benvenute e benvenute a tutti i nostri telespettatori e a tutti coloro che ci seguono e ci ascoltano sulle onde di Radio Città Fujiko. Oggi faremo una puntata un po' diversa e anziché stare dentro andiamo fuori, andiamo in giro per la città e nello specifico seguiremo l'unità mobile del CERT del servizio di Bologna, nello specifico del servizio che vedete alle mie spalle, il programma integrato per le dipendenze patologiche e l'assistenza alle popolazioni vulnerabili. Questo qui è l'ingresso di questo servizio, siamo tra via Sant'Isaia e viale Pepoli dove c'è il grande ex Roncati, non so se sapete era il manicomio di Bologna dove adesso ci sono tantissimi servizi, tra cui anche questo che c'è alle mie spalle. Da questo punto tutti i giorni parte un furgone in giro per Bologna dove le persone che sono seguite possono accedere per fare la loro cura per le tossicodipendenze, quindi si parlerà di terapia metadonica e anche altri tipi di terapia. Direi che siamo pronti per partire, il furgone sta per partire, noi oggi lo seguiamo, pronti via! Nasce, cioè la mission è quella della riduzione del danno, quindi rispetto ad un altro CERT è un concetto un po' diverso, nel senso che noi agiamo di più sulla riduzione del danno, cioè evitare che una persona debba tutto il giorno andare a cercare le sostanze. Il metadone serve a comunque dare un minimo di benessere, non andare in astinenza, evitare le overdose, e evita che le persone facciano degli atti di microcriminalità, quindi vadano a rubare per comprarsi le sostanze. E quindi il concetto rispetto a un CERT di, tra virgolette normale, i CERT classiche, è più sulla riduzione del danno. Anche noi facciamo anche lo scambio siringhe proprio per evitare la trasmissione di malattie HIV, epatiti, consegniamo profilattici. Cerchiamo di fare anche un'educazione sanitaria a queste persone che tante volte non conoscono anche le cose insomma basilari, quindi si cerca sempre di stimolarli a usare le siringhe pulite, a non scambiare,
quindi la riduzione del danno è cercare di, esatto, che si facciano meno danni possibili, in un certo senso. Non chiediamo, non abbiamo la mira dell'astinenza, cioè delle persone che siano pulite. Sappiamo che molti utenti nostri continuano a usare, a cercare altre cose. Il nostro obiettivo è quello di che abbiano meno problemi possibili. Questo servizio era nato negli anni 90, mi sembra nel 98, periodo in cui era scoppiato un po', insomma, l'HIV e tutte le varie problematiche e anche delle malattie di trasmissione sessuale, sifilide e tutto il resto. E quindi nasce proprio per tentare di arginare queste problematiche. Quindi fare in modo che le persone si facciano il minor danno possibile, nonostante sappiamo che continueranno a volte a usare, continueranno il loro percorso. Poi è anche vero che se le persone seguono questo servizio, abbiamo avuto anche persone che sono andate avanti, poi hanno preso una residenza, sono andati a un altro CERT, insomma si può anche andare avanti, non è che si rimane qui per sempre. Però questo è l'obiettivo iniziale. All'unità mobile accedono quelle persone che non hanno documenti, non hanno residenza e non hanno i requisiti per andare in un CERT, o perché proprio non hanno documenti, quindi sono magari persone che si trovano in Italia senza documenti, ma anche moltissimi italiani che sono a Bologna ma non vivono qui, non hanno un domicilio o comunque preferiscono non andare ad un CERT. Magari hanno una residenza in altri posti d'Italia, però non vogliono farsi prendere in carico nei loro CERT, quindi sono a Bologna ma non hanno un punto di riferimento, quindi possono accedere al nostro servizio. Le prese in carico avvengono tramite l'unità di strada, perché noi collaboriamo con altri servizi del comune che sono poi quelli che intercettano un po' sul territorio le persone, più di noi, nel senso che loro fanno proprio un po' sono nel territorio, vanno proprio in piazza, vanno fisicamente, girano per Bologna, cercano di, se c'è qualcuno in difficoltà, lo intercettano. E una volta intercettato lo accompagnano nel nostro servizio. Inoltre anche le persone che escono dal carcere, che già lì in carcere hanno assunto il metadone, possono accedere praticamente direttamente con la lettera di dimissione. È capitato spesso che il sabato soprattutto alcune persone che vengono dimesse con la lettera di dimissione vengono direttamente in camper. Per continuità noi possiamo già dare la terapia se loro l'hanno assunta fino al giorno prima. Ecco, la cosa importante è che spesso accade, uno esce dal carcere, si fa un pochino di vacanza perché c'ha anche ragione e viene da noi dopo 15 giorni. E lì non riusciamo più a fare questa cosa, ci vuole di nuovo tutto il passaggio col medico. Infatti diciamo sempre vieni prima, vieni entro i 2-3 giorni, perché dopo 3 giorni non sappiamo cosa hai fatto, come stai e non possiamo prenderti in carico. Però insomma capisco che anche quando uno esce ha voglia di farsi un giro, di fare altro. Però l'importante è che le persone che escono dal carcere sanno che da noi hanno la continuità terapeutica, cioè vengono da noi, prendono il metadone il giorno stesso, senza nessun problema, con la lettera di dimissione naturalmente. E questa penso sia una buona opportunità, perché quando ti trovi fuori dal carcere a volte non sai dove andare, l'importante è rivolgersi o al nostro servizio o direttamente in camper. Tutti i giorni, da lunedì a sabato, dalle 8:30 all'1:30, giusto Michele? 1:30. Il servizio che c'è da poco, perché prima eravamo all'ospedale maggiore, invece adesso siamo in Viale Peppoli 5 e le prese in carico, questa è una cosa molto importante, si fanno tutti i giorni, che una volta purtroppo avevamo il medico una volta a settimana e si faceva il martedì. Adesso la cosa fondamentale è che se uno sta male non deve aspettare il martedì,
può venire tutti i giorni e questo per noi è una cosa fondamentale, perché le persone quando stanno male non gli puoi dire di tornare dopo una settimana. Eccoci qua, siamo arrivati. Siamo arrivati adesso alla prima fermata dell'unità mobile, che è in via Due Madonne. È una fermata aperta, sappiamo che molte delle persone che vengono sono accolte all'interno della struttura Rostum, ma possono venire anche altre persone. Come vedete abbiamo alle spalle il deposito Due Madonne, gli autobus che arrivano qui vicino sono il 25 e il 14, c'è una fermata proprio qui dietro. Arriviamo qui verso le 10 e adesso ci fermeremo qui almeno per una mezz'oretta. E nella quale appunto tutte le persone che vengono possono essere assistite e prendere la loro terapia. Allora, stiamo andando alla seconda fermata, che è quella di San Giacomo. È la fermata un po' più in città, anche più comoda per molte persone, vicino a Piazza Puntoni, vicino a Piazza Verdi. Diciamo che è stata scelta un po' perché sappiamo anche che è un luogo abbastanza frequentato e conosciuto. Infatti molti utenti la trovano comoda, insomma, anche come orario e tutto. Arriviamo alle 11:30 e rimaniamo per più di un'ora, fino a meno un quarto all'una. La cosa principale è la terapia, senz'altro. Poi c'è chi viene per la terapia e va via senza, in modo molto riservato, e noi rispettiamo tutti. C'è chi invece col tempo ci conosciamo e cerca anche qualcos'altro, cerca un aiuto anche a volte per dormire, un aiuto anche per lavarsi, e spesso queste richieste qui noi chiediamo aiuto alla nostra educatrice. E lei è un po' più da collegamento con dormitori, con servizi vari, quindi spesso quando noi non sappiamo rispondere ci rivolgiamo a lei. Lei c'è due volte a settimana sul camper e parla con tutti gli utenti e cerca appunto di dare risposta a questi bisogni, che possono essere: sono al freddo, non so dove dormire, oppure devo andare via una settimana, come posso fare? Tutte le varie richieste di tantissimi tipi, o anche devo andare a lavarmi, dove vado a lavarmi, o non so dove andare a mangiare. A Bologna per fortuna ancora ci sono molti servizi, sia mense, luoghi dove andare a lavarsi. Però noi come infermieri a volte non conosciamo tutto, mentre il nostro educatore è più bravo in queste risposte, insomma. Anche perché a volte diventiamo un po' un punto di riferimento per certe persone che vedono noi tutti i giorni, quindi noi ci siamo tutti i giorni tranne la domenica e quindi spesso facciamo anche un po' da punto di riferimento, insomma. Poi da noi però noi non siamo isolati, nel senso che partono molte cose, quindi se una persona si fida e ha voglia di, o ha voglia, magari se sta anche un po' benino, perché a volte le persone quando vengono da noi non stanno benissimo, quindi non riescono a prendersi cura di sé, riescono giusto a venire da noi. Però nel momento in cui stanno un po' meglio e si fidano e hanno voglia anche loro, da noi possono partire molte altre cose, cioè può partire il dormitorio, può partire la mensa, può partire il contatto con la bassa soglia, una borsa lavoro, insomma. Poi ci sono tanti altri servizi dove interviene appunto la nostra educatrice. Però diciamo che questo è un po' il primo punto dove possono fare riferimento. Anche da un punto di vista sanitario, a volte c'è una ferita, c'è un taglio, c'è un fuorivena, i nostri utenti spesso hanno dei fuorivena, hanno bisogno di informazioni sanitarie, noi tra le altre cose facciamo anche gli esami del sangue, se hanno paura di aver contratto qualche malattia possiamo prenotarli e fargli fare gli esami entro una settimana o due, abbiamo anche questa possibilità. Anche perché ultimamente purtroppo abbiamo avuto delle persone che hanno contratto l'HIV, che hanno un'epatite,
e cose che non si vedevano da anni, a dire il vero. Non sappiamo se è il momento storico, se è, non lo sappiamo, però è uno dei nostri obiettivi, quelli di evitare che di nuovo riparta questa cosa, insomma. Poi spesso i nostri utenti purtroppo non, magari non stanno benissimo, quindi non è, il primo pensiero che hanno non è occuparsi di loro, è cercare magari sostanza. Ah, sì. Quindi magari cerchiamo noi di dargli questo stimolo a occuparsi anche della loro salute in generale, non solo il resto. Ecco, ci siamo arrivati. Ecco qua. Ciao. Ti chiedo un favore. Mi servirebbe una fotocopia della lettera di dimissione. Mi riesci a fare una fotocopia? Se no ti chiedo di passare in Viale Pepoli e farti fare una fotocopia, perché la dottoressa vuole vederla. Abbiamo prenotato i tuoi esami. Per oggi? Per mi sembra il 23, domani te lo dico meglio, verso la prossima settimana, ok? Però domani te lo so dire. Andiamo all'ultima adesso, che è quella un po' più vicino alla stazione, giusto come zona, è in via Pietramellara e lì rimaniamo mezz'ora. Diciamo che chi si sveglia un po' tardi e si è preso un po' in ritardo può venire lì. E è anche una di quelle fermate un po' più tranquille, diciamo, quindi si ha anche il tempo di fare due chiacchiere, di parlare. È l'ultima fermata, finisce all'1:30 e ci siamo tutti i giorni fino a sabato, da lunedì al sabato. Queste sono le nostre fermate praticamente. In camper spesso noi diamo anche informazioni, quindi anche chi non ci conosce o non sa esattamente come fare può venire in camper e noi gli diamo tutte le indicazioni. Se uno non sa dov'è l'unità di strada, abbiamo gli opuscoli e diamo le indicazioni. Quindi se qualcuno conosce il camper e non sa esattamente come fare, può venire a chiederci. Noi siamo ben contenti di dargli tutte le indicazioni. Mentre la sede è più un luogo dove andare nel momento in cui si vuol vedere il medico, dove si fanno i colloqui, nel momento dove c'è la presa in carico. Quindi per le informazioni anche il camper è il luogo adatto, insomma. Questa è una cosa che ad alcuni dei nostri utenti un po' pesa, ma purtroppo non abbiamo una soluzione, che in camper si viene tutti i giorni, perché noi diamo l'affido solo il sabato per la domenica. E a volte è, come dire, un po' una scocciatura per molti, però è anche un modo per avere un impegno, perché per vedere le persone, vedere come va, come non va, aumento, scalo, la terapia non mi basta. E quindi una delle cose che gli utenti fanno un po' fatica a capire è che la quotidianità in realtà è un aiuto, è un impegno per molti. Però è un aiuto, perché ogni giorno si vede un po' come vanno le cose. E i risultati migliori, io adesso non sono moltissimi anni che lavoro, però i risultati migliori io li ho visti nelle persone che per un periodo sono venuti veramente costantemente, tutti i giorni. Perché se uno viene 3 giorni, sta a casa 2, poi torna. Cioè, noi lo capiamo, perché non è facile, nessuno giudica nessuno. Anzi, noi riprendiamo in carico le persone anche 10 volte, 20, non è assolutamente un problema. Però se uno vuol fare un percorso fatto bene, deve mettersi in testa di venire per un periodo tutti i giorni, deve fare proprio questo lavoro. E dopo qualcosa si vede, cioè si comincia a stare meglio, però la costanza è la cosa principale e sappiamo che insomma è un impegno grande per i nostri utenti, perché non sempre ce la fanno, non ce la fanno a svegliarsi, non ce la fanno a venire, insomma noi lo capiamo, però
però i risultati si vedono se una persona viene tutti i giorni per 2, 3, 4 mesi. Dopo si può parlare di tante cose, di scalare, di cambiare, di lavorare. Abbiamo visto persone che hanno iniziato a lavorare, hanno preso una casa, insomma, non è sempre impossibile. Però è un impegno che una persona deve decidere di fare per un periodo piuttosto lungo. Non si viene a prendere il metadone per 15 giorni, ecco, questo è il concetto. Se smette, allora, fino a 3 giorni di assenza noi sentiamo il medico e si riprende la terapia. Non, diciamo che il medico può decidere di dare un po' meno metadone perché non è sicuro di come stia la persona, però si riprende. Dopo i 4 giorni di assenza chiediamo di andare direttamente in Viale Pepoli e farsi vedere da un medico e viene ripreso in carico. Se passa una settimana bisogna ritornare in unità di strada, si rifà tutto il percorso e si riprende in carico, come ti dicevo non è un problema perché sappiamo che insomma, non è facile fare un percorso sempre costante, quindi noi si riprendono in carico e si ricomincia da capo, insomma. Diciamo che l'importante è non superare i 3 giorni di assenza. Un giorno di assenza, quello che diciamo anche ai nostri utenti, il metadone lavora per accumulo, quindi un giorno non dovresti sentire, se il dosaggio è giusto non dovresti avere dei sintomi di astinenza, quindi un giorno di assenza va bene, cioè va bene, è concesso. Fino a 2 giorni noi diamo la terapia lo stesso, insomma, fino a 2 giorni di assenza. Dal terzo giorno bisogna un attimo sentire il medico per anche vedere come sta la persona, perché magari non sta bene. Siamo arrivati, direi. Questo è l'angolo Pietramellara Boldrini, che all'inizio nessuno trovava perché non si capiva dove eravamo. Adesso l'abbiamo imparato un po' tutti. Eccoci qua. Fai la manovra, è impossibile? No, aiuto. Questa la sa fare solo il nostro... Bene, siamo arrivati all'ultima fermata dell'unità mobile. Siamo vicini alla stazione su Viale Pietramellara. Qui il furgone si ferma dall'1 all'1 e mezza e quindi rimane qui per una mezz'oretta. Direi che il nostro giro di oggi è finito. Abbiamo visto dove si ferma l'unità mobile del CERT, ma soprattutto abbiamo visto anche di che cosa si tratta, che servizio è, come prende in carico le persone e come accedere. Non è solamente terapia, è una presa in carico globale che mette insieme i servizi sociali e sanitari perché le persone possano essere seguite a 360 gradi. Quindi, come sempre, noi invitiamo chi ne avesse bisogno, una volta tornato in libertà, a presentarsi ai servizi e farsi aiutare. Sì, abbiamo finito questa puntata, ci vediamo alla prossima. E dopo questa puntata a cura dell'equipe sanitaria del carcere, noi ci salutiamo, ci ridiamo appuntamento a domani e vi ricordiamo di iscriverci redazioneliberidentro@gmail.com. E quindi da me, che sono Caterina, Antonella Cortese, Nea Flacco, Diana Botta e Paola Leotti, grazie per il vostro ascolto continuativo e ci rivediamo domani.